prendo il branzino come Sì. E di antipasto cosa pigliamo? antipasto. A me piace la parmigiana, ma è una porzione piccola. Oh. Sì, non è esagerato. Sì, dai, c'è già parmigiana. Allora. Col branzino vuole qualcosa, arriva con i pomodorini, Va la bene zucca, così. va bene Sì, così sì, sì. senza. No, Okay. Per un attimo ho temuto che chiedessi il tartufo, no, però no, è lui che paga, quindi io devo stare più. Io invece vorrei un carpaccio, se me lo può fare di antipasto, può farmi un Posso carpaccio? farle c'ho la fassona, Va facciamo un benissimo, sì. benissimo, e poi piglio il cotechino, per stare leggero, il cotechino e lingua bolliti. Benissimo. Fantastico. Vino scegli tu perché io sai che sono. Ne porto subito la lista del vino, allora. Grazie. Grazie, signore. Allora, che silenzio c'è. Sì, Bello beh. però. Ma infatti ci sono passato davanti. Dice, hai raggiunto la destinazione. Ho guardato, dice, ma dov'è Dov'è? questo Ma dove l'ha hotel detto Bob? Lui, ragazzi, di Lido Capello, gli ho rotto le palle per 3 settimane. Una volta l'ho chiamato, settimana scorsa, mi ha detto, guarda, sono alla convention, che era un meeting. Ti richiamo appena esco, mi ha chiamato dopo 3 giorni. E beh, quello è Scusa. Ho classico, è detto, classico. minchia, come mi tengono Madonna sotto in mia. Audi. Di No, ma brutto. non. A me Audi. Sì, Eri in Audi? aspetta, mi ricordo, mi hai chiamato, non potevo rispondere, che eravamo da qualche parte per Audi. E poi io quando non richiamo subito, io ogni tanto leggo Ti di. scappa via. Adesso, questa non è una battuta, appena 3 minuti fa, prima di entrare qui, mi sono fatto gli auguri di buon anno con un mio carissimo amico. Siamo oggi, Oggi cos'è? Oggi cos'è? Il registriamo il 17, quindi. 17, venerdì Sì, 17 tra sì. l'altro. Venerdì 17 Vabbè, auguri buon anno. Vabbè, comunque buon io anno sono nato il Lindo. 17, quindi. Si aspettavano Buona. tanto gli amici che ci seguono, questa cosa a pranzo, metti un giorno a pranzo con Lindo Capello, per cui qui nella 9 lire vicino a te, scegli tu il vino. Che io sai Vino, che non scegli, vino scegli cosa scegliamo? quello che ti senti. Bianco. Bianco. Bianco va Io andrei bene? di bianco, Sì. sì, vai. Quindi fai scegliere Bianco, un me. bel Barbera, un bel Un bel bianco Barbero Barbera. bianco. No, scegli tu da chi, io non so. Ma a te va bene Ma va bianco? Bicchieri benissimo. bianco. Ma no, facciamo una bottiglia, fammi che poi ci guardi, Una. dico, boh, ma che Ah. barbona che sei, madonna. Bianco Un scegliete voi. Arnese? Arnese ce l'ho, sì. Cosa dici? Va benissimo. Arnese, perfetto, lo porto Beh, subito. per me, Grazie. vini veneti, sai che sono sempre, per me Com'è, Dindo? Il lavoro come Bene, sta dai, andando? bene, bene. È stato un anno difficile. Il mondo dell'auto lo vedi anche tu, basta vedere anche quello che è successo ieri, oggi a Roma col blocco degli Euro 6, quindi puoi capire. Noi l'abbiamo attaccati molto pesantemente ieri sera, perché a dimostrazione, con le dimostrazioni dei dati, no, degli No, ma NOx, con la sofisticazione che c'è di questi motori, che ormai sono diventati talmente, No, no, oggi il motore diesel Euro poco 6 ti inquinanti. posso assicurare che è il meno inquinante Esatto, sul esatto. mercato. Fare un blocco dei diesel Euro 6 è veramente ridicola Che tipo di come incidenza ha avuto operazione. sul vostro No, ma prodotto? qui, bene o È male, un po' credo che i meno. nostri colleghi delle grandi città abbiano avuto. Ieri ti dico, ero proprio con un nostro responsabile di Audi che era in sede da noi, che aveva ricevuto una chiamata da un collega. Credo milanese, se non sbaglio, ed era la prima volta che quattro clienti in un giorno solo sono entrati in concessionaria per cercare o provare a cambiare il contratto da diesel a benzina. Quindi proprio Il terrore. è terrore. Oggi, Grazie. se tu pensi che i nostri diesel sono addirittura mild hybrid, quindi assolutamente la tecnologia meno invasiva Sai cos'è? e meno Certo. inquinante a Ma disposizione. l'ibrido, Quindi. secondo me, è una bellissima soluzione. L'elettrico ha, secondo me, ancora delle lacune spaventose. E quello che mi terrorizza, e ti chiedo, lavorando tu con Audi da così tanti anni, ma loro non si stanno rendendo conto, da costruttore di eccellenze, no? Di motoristiche, di dare in mano ai cinesi o comunque agli Certo, asiatici ma io credo, qui sai che siamo tra amici, quindi il mio pensiero è questo, che l'errore grande nella comunicazione è che probabilmente è stata fatta questa campagna pro elettrico un po' troppo in modo aggressivo e un po' troppo in anticipo rispetto ai A tempi. me un po' sconsiderata, arrivo a dire, no? Sì, Era chiaro devo che c'era dire che solo un noi come motivo. gruppo, e questo non possiamo nascondercelo, e purtroppo con lo scheletro del Dieselgate che abbiamo, per noi diventa anche un pochino più difficile adesso fare una campagna pro diesel, che sarebbe invece la campagna da fare. E spero che, in questo caso, spero che i nostri concorrenti lo facciano. So che adesso BMW ha appena fatto una dichiarazione dove dice che i motori diesel si costruiranno per altri almeno 30 anni, e quindi questa è già una notizia molto positiva. Ma parlando anche con il
con i responsabili di Audi, loro sanno benissimo che oggi va fatta una comunicazione per far sì che i clienti si rendano conto veramente che stanno ricevendo delle fake news su quanto riguarda, su quanto riguarda i motori diesel, perché sono vere e proprie fake news queste, non c'è nulla di reale. Però, Dino, il problema è che la politica, cioè, si sveglia la sindaca di Roma e fa casino, e la gente che ha speso, che è venuta in concessionaria a comprare le macchine, certo, si trova con una macchina che non può usare, magari comprata 2 settimane Bravissimo. Fa. Ma infatti io ti stavo dicendo che la stanno subendo sicuramente i nostri colleghi e concessionari delle grandi città. Noi qui viviamo ancora in una zona, in un'area felice, Alessandria, Asti, Alba e Cuneo, quindi sentiamo molto meno questo problema, però i concessionari, i colleghi delle grandi città, secondo me stanno vivendo dei giorni abbastanza impegnativi dal punto di vista. Diciamo di relazionale con i clienti. Perché è difficile spiegare, anche perché tu vai a spiegare la verità, non vai a raccontare delle bugie per poter vendere un diesel in più. Racconti la verità, però cioè poi accendi i telegiornali, tutti dicono, anche se devo dire che da ieri tutti i telegiornali comunque hanno intervistato tecnici ed esperti, certo, che hanno effettivamente dimostrato il contrario di quello che sta succedendo. A testimonianza di questo e della bontà degli studi fatti dagli agenti preposti a verificare le emissioni, i livelli non sono scesi quando la signora Raggi ha detto gli Euro 6 devono stare fermi. Non scenderanno neanche. Il problema è che la cosa ridicola è che l'Euro 6 è bloccato e magari poi gira il benzina Euro 0, Euro 1. Ma Roma è fantastico, no, i vigili che ti fermavano avevano una panna ancora Euro, credo, 3 o 4 diesel. Sono un po' contraddizioni che non hanno senso. Però purtroppo oggi viviamo di fake news, viviamo di propaganda, quindi questa è una propaganda, non so pro di chi, perché sta portando danni all'automotive, che bene o male è uno dei, diciamo, dei business o delle attività trainanti della nostra nazione. Credo proprio di sì, a livello nazionale. E quindi c'è qualcosa veramente che non funziona, ci stiamo dando la martellata ma lo stanno facendo anche i tedeschi, perché i tedeschi che sono pro diesel al 100%, e lo so parlando con amici tedeschi, sicuramente va bene, e anche loro dicono noi vorremmo, se fosse per noi vorremmo solo dei diesel, soprattutto perché oggi chi lavora con una macchina fa 50.000 km l'anno, cosa c'è di meglio di un diesel, soprattutto Euro 6 o magari mild hybrid addirittura, non c'è un'alternativa logica, ed è forse la più sana. Però dicevo, anche loro in Germania si stanno facendo dei danni. Che poi non sono più recuperabili, appunto. Non è che dopo lo recuperi. Vorrei vedere se in Germania davvero smettessero di costruire i motori classici, cosa. Quello di un Audi, no? Che dice. No. Punto di riferimento. E loro sono stati i primi. E lì, però, devo dire, noi avendo questo scheletro del Dieselgate che ha un po' accelerato il tutto, effettivamente ci troviamo in una situazione un po' particolare dal punto di vista politico. Come si confrontano i tuoi uomini con l'elettrico, cioè con il prodotto elettrico? Che tipo di... Devo dire che io adesso è 4-5 giorni che vado a casa tutti i giorni con la e-tron, quindi anche per capire esattamente... Oggi sono venuto in taxi, così posso bere. Giustissimo, perfetto. E con la e-tron, proprio per capire esattamente quali sono i vantaggi, le qualità di questa tecnologia, perché io odio anche chi, senza aver mai provato un elettrico, dà contro all'elettrico senza sapere di cosa parla, ecco. E secondo me, io sono contrario all'estremismo sia da una parte che dall'altra. Secondo me non siamo ancora nell'era dell'elettrico, mancano ancora sicuramente tanti anni prima di entrare al 100% nell'era elettrica, e credo che nei prossimi appunto 20-30 anni continueremo a usare i motori classici, benzina, diesel, e l'elettrico è solo una opportunità in più che diamo ai clienti di poter scegliere.
A te può servire l'elettrico per la tua attività, a me l'elettrico assolutamente non serve perché quei chilometri che faccio ho bisogno di... Non ce la faresti. Non ce la potrei fare, e altri che assolutamente vogliono il benzina e non c'è verso di farli cambiare idea. Quindi secondo me l'elettrico è solo una tecnologia in più, che tu dai al cliente. Mm-hmm. Quindi prima avevamo benzina, diesel, metano, ecco, diciamo sì. Queste tre tecnologie. Oggi abbiamo benzina, diesel, metano ed elettrico. Problema che se parliamo in casa Audi, gli investimenti per il futuro sono incredibili. Per l'elettrico parliamo di decine. Per il diesel però non è che abbiano speso poco, no? Difatti sono arrivati dei livelli pazzeschi. No, infatti oggi siamo al top come tecnologia sui diesel e lo saremo anche sull'elettrico a breve. Sono investimenti importantissimi, per cui diciamo la casa madre ci crede. E poi c'è una cosa che forse tanti utenti non sanno, o che l'uomo della strada non conosce assolutamente, che con le nuove regole sulle emissioni ogni casa costruttrice deve stare all'interno di determinati parametri, per cui senza l'elettrico sarebbe impossibile poterli... Infatti, però è abbastanza quello il senso. Tu calcoli, faccio un esempio così i nostri amici da casa capiscono un po' di più cosa... Faccio un esempio, l'RS6, che oggi è la macchina sportiva di Audi più richiesta in assoluto, e ha dei tempi di consegna lunghissimi, parliamo di 300 giorni, ma non perché le richieste sono così. 300 giorni? 300 giorni, ma perché, per un motivo ben preciso, che ogni RS6 che tu vendi, e per poter compensare le emissioni di un RS6 devi vendere almeno 3 e-tron, la casa madre. Quindi cosa vuol dire? Metterle sul mercato. Quindi prima di mettere un RS6 sul mercato, oggi c'è un reparto in tutte le aziende di auto che devono fare i calcoli sul CO2, perché credo che la prima soglia di multa, se tu sfori, sia, se non ricordo male, 400 milioni di euro. Quella sì, è la mi ricordo prima, un qualcosa sopra il miliardo, per cui il primo step, e si arriva facilmente a un miliardo di multa, quindi tutti fanno molta attenzione. Per cui l'elettrico serve per quello, l'elettrico, l'ibrido. Quelle che ho provato, non ho provato quelle di Audi, ho sempre provato le macchine che vanno dannatamente bene, però dico, io mi preoccupo della funzionalità, perché alla fine non ci sono le infrastrutture, la percorrenza comunque è decisamente più limitata. I prezzi delle nostre vetture premium comunque sono importanti, impegnativi, per cui cioè, solo quello il dubbio, dico, è veramente la soluzione. Poi quando leggi certe cose su reportage, su quello che stanno facendo per estrarre il litio e rovinando a livello demografico e sociale degli interi paesi, sfruttando i bambini, dici, cavoli, ma veramente a che prezzo, no? Ci sono i pro e i contro. L'unica cosa che, come ti dicevo prima, sbagliatissimo per me è la comunicazione, perché troppo in direzione dell'elettrico non ha senso, perché come ti dicevo ci sono investimenti miliardari, e quindi velocemente si arriverà a un livello molto alto sia di strutture che di veicoli. Quindi certo, penso che ogni mese nell'elettrico, in questo periodo, in questo momento storico, secondo me ogni mese probabilmente c'è uno step, un incremento verso l'alto. Anche perché la sulla gente durata è delle batterie, ah, beh, okay, è una diminuzione tecnologica, una diminuzione dei costi, quello è sicuro. Però come dicevi te, io faccio ogni tanto l'esempio, se noi vendessimo una percentuale altissima di elettrico, parlo come Audi, e tutti i nostri clienti, o tutti i clienti che in questo momento stanno usando l'elettrico, dovessero fermarsi a ricaricare, anche con ricariche supercharge, ma ci sono 4-5 macchine in fila che devono aspettare per il proprio turno. Cioè diventano dei tempi di attesa che non coincidono con le nostre esigenze, purtroppo. Oggi è logico che il giorno che avremo, so che se non sbaglio in questo momento abbiamo 180.000 colonnine a livello europeo, e nei prossimi 5 anni si vuole arrivare a 2 milioni, se non sbaglio. Milioni di macchine? Se non sbaglio di aver quanti sentito. Milioni di macchine? Appunto. Non sta molto. E quindi diciamo ci arriveremo. Però tornando al discorso di prima, la sto guidando io tutti i giorni la e-tron. Devo dire, è una macchina eccezionale, una grande macchina. Io in questo momento sto facendo casa ufficio circa 120-130 km al giorno. Quindi per me quella è perfetta. Io arrivo a casa, non faccio nulla, mattino torno in concessionaria, sono al 50% di autonomia, ricarico, in mezz'ora la macchina è caricata. Questo tipo di fruizione è perfetta. Questa è perfetta. Però io mi sento un po' un privilegiato. Non ho dovuto comprare la macchina, fa parte del nostro parco auto demo, e ho la colonnina
è da 50 kW in concessionaria, per cui in un attimo la macchina è carica ed è eccezionale, tenuta di strada, comfort, addirittura fin troppo. Infatti secondo me il pericolo è che la macchina è talmente silenziosa che a volte non ti accorgi che sei a 30-40 km all'ora oltre i limiti consentiti, quindi devi veramente fare attenzione. Io oggi viaggio col cruise control che ti avvisa, che mi avvisa, perché se no sei ovattato, non ti accorgi di andare dove c'è il limite 70, magari ti sembra di essere a 50 all'ora, guardi quanti chilometri sei a 110, quindi certo, devi veramente fare attenzione. E infatti sul consiglio di un mio venditore, Antonio, che tu conosci, sì, bene, certo, mi ha detto usa il cruise control adattivo che fa tutto da solo. In effetti faccio quello. E nei paesi, in alcuni paesi addirittura, ma senza andare sull'elettrico, anche con la mia Audi normalissima, e quando imposti il cruise control si adegua automaticamente ai segnali stradali. In Italia purtroppo non l'abbiamo ancora questa tecnologia, ma se tu vai in Svizzera e poi in Germania non ci sono problemi, metti 120, se tu sei distratto e il limite passa a 50 all'ora, lui in automatico va a 50, quindi è una guida veramente mega rilassante, estra intelligente. Addirittura ero in Ingolstadt per Natale, prego. Mia per lui. Sì, grazie. Posso sentire poi il mio collega che cosa vuole, se fate qualcosa. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ed era Ingolstadt ed è incredibile perché ero con la mia auto aziendale e Ingolstadt è l'unica città in questo momento dove con un Audi addirittura ti segnala se il semaforo successivo è rosso o verde. È incredibile. Non è fin troppo però, no? Ma sì, perché io vedevo sta icona apparire con sto semaforo, dice ma che cavolo è? E poi mi sono reso conto e dicevo ma eppure mi sta segnalando che il semaforo che c'ha 200 metri è rosso, verde o arancione. No? Scusami, aiutami a capire a cosa serve, non riesco a capire, giuro. No, serve sono troppo perché... vecchio dentro. Sono troppo vecchio dentro. Anch'io. Ti dice guarda che avanti c'è un semaforo, okay. Questo momento è verde, oppure se è rosso sai che puoi togliere il piede dall'acceleratore e andare arrivare fino al semaforo, bello, addirittura ma... veleggiando, no? Perché abbiamo questo sistema di veleggiamento che tu togli il piede dall'acceleratore e la macchina in automatico va in folle. E soprattutto in quel momento lì non hai nessun tipo di emissione perché la macchina è spenta completamente, tu non te ne accorgi. Questo è il bello del mild hybrid, che tu non ti accorgi ma il motore è spento, quindi... Fa un po' quello che faceva la Ducati ai tempi di Stone, mi ricordo che Vitto mi spiegava che avevano un sistema che in staccata la spegneva per poi riaccendere, se non ricordo, non sono sicuramente abbastanza... per altri però motivi. Da un certo punto di vista anche questo è abbastanza scioccante, no? Che la spenga. Sì, no, perché il motore è spento, hai tutte le funzioni accese e tenute in vita dal motorino appunto a 48 volt, che nonostante sia una macchina diesel o benzina ha lo stesso motorino delle macchine elettriche come voltaggio 48, per cui tu non ti accorgi, però in quel momento hai emissioni zero e soprattutto non consumi nulla, certo, perché il motore è spento. Certo. E lì... ti segnala anche il semaforo se è verde, rosso, arancione, quindi... Che bello! Senti, noi siamo a Novi, no? L'abbiamo detto prima, nella locanda del Santo Bevitore, qui a Novi, e tu mi dicevi che hai iniziato proprio... Tu hai iniziato nel 76 in kart, più o meno, ma qui a Novi? Allora, il team che mi faceva correre, appena iniziato, era proprio qui di Novi Ligure, e fecero un circuito cittadino qui a Novi, adesso non mi ricordo, dopo tanti anni, non mi ricordo neanche dove fosse, però è stata... se non la mia prima gara, una delle mie prime tre gare in assoluto. Ne ho sentito parlare di questa gara cittadina e si era anche ipotizzato di rifarla. Sarebbe bello. E mi ricordo, era sicuramente è stato il mio primo circuito cittadino in assoluto, quello sì. Ne hai fatti tanti poi nella tua carriera? Perché poi tu sei... turismo, poi... Io kart non l'ho fatto ad altissimo livello, perché purtroppo non avevo le possibilità di poter correre ad alto livello in kart. Però ho fatto molti circuiti cittadini che allora erano molto, molto comuni. E mi ricordo che avevo vinto il circuito cittadino di Varzi, quello me lo ricordo. Tra l'altro qualche anno fa mi sono fermato proprio a Varzi, che portavo mio figlio al Brallo a giocare a tennis. Ho detto voglio vedere dove era stato fatto il circuito, perché non mi ricordavo. E sono entrato in un bar, ho chiesto, e gli ho detto guarda, 20 anni fa ho fatto una gara di go-kart qui.
E lui mi fa, questo barista mi dice, ma non mi ricordo, io sono qui da 25 anni, ma non mi ricordo. Poi ho fatto il calcolo, erano 40 anni fa. Ah, ok, 40 anni fa. Mi ero sbagliato solo di 20 anni, mi ero sbagliato. Non, e in effetti anche lui non si ricordava dove fosse questo circo. Però allora erano molto popolari. Beh, qui, era una bella idea. Era una bella idea, sì. Balli era di molto paglia, sì. Senza tanti, tante complicazioni, no, assolutamente una bella veramente idea. Bello, sì. Tra tutti i campionati che hai fatto, ce n'è uno che ti è piaciuto di più? Cioè, tu hai capito subito che eri uno per... No, gli anni del Superturismo, poi DTM. Allora, quando hai capito che più lo step era fare la durata? No, beh, diciamo che purtroppo, per fortuna, non purtroppo, non sono stato io a scegliere, ma lì è stato... Io ero pilota ufficiale Audi, Audi nel 97 ha deciso di cambiare, quando, con l'abolizione delle quattro ruote motrici, che era il momento, è arrivato il momento di cambiare categoria, e quindi è iniziato il progetto Le Mans, quindi sono stato immediatamente coinvolto nel progetto Le Mans. È logico che correndo, facendo quello step lì, ho capito che veramente lì si faceva uno step importante verso l'alto, sia dal punto di vista proprio delle prestazioni della macchina, ma anche del, dell'immagine in generale, anche se ero come tutti un grande amante delle vetture turismo, perché in quegli anni lì i campionati turismo erano non belli di più. Beh, quel campionato di turismo lì, il DTM in Germania, sono stati quelli che a uno come me, che era appassionato di tennis, ha fatto venire l'amore per, il motorsport. Ancora oggi ci sono amici, tifosi, che mi mandano video di gare, che io ti ricordo, e ti assicuro, questo mi preoccupa, di gare super turismo che io completamente dimenticato, ma anche gare vinte, quindi ancora più grave, oppure molto più grave. L'altro giorno mi mandano un video di un incidente quando io fui tamponato in pieno in rettilineo a Misano per un errore del pilota che era dietro di me, ma io ti dico la verità, non mi ricordo neanche la gara, non solo l'incidente. Quindi chi è che ti ha tamponato, ricordi? Un Opel Opel, allora era l'Opel Vectra. Opel Vectra, sì. Era già la Vectra, dici? Sì, la Vectra. Non mi ricordo, beh, qualche incidente brutto c'è stato. Chi era che... Nissen, che aveva avuto un incidente, forse Bila c'era, adesso vado... No, era, chi era che... Kiss Odor, che Kiss, perse Kiss, la vita, sì. Io ero lì a correre. È stata la mia prima gara fuori dall'Italia. Prese? Nissen. E Bila. O Bila. Bila. Lui correva, tra l'altro è stata una gara sfortunatissima, anche perché... Era lo stesso weekend dell'incidente mortale di Ratzenberger e Senna, Imola, stesso weekend. È stata la mia prima gara fuori dall'Italia con Audi, era il circuito cittadino di Berlino, dell'Avus, circuito storico. Lì ci fu un testa coda di Kiss Odor, che era compagno di squadra di Ivan Capelli, piloti ufficiali. Esatto, era con la Nissan. Nissan. E la sfortuna era che era l'unica macchina ad avere la guida destra. Per cui l'ha preso dalla parte. Quindi dalla parte l'ha preso, si è girato e l'ha preso proprio dal lato guida. Adesso con una macchina, diciamo, tra virgolette, non inglese, ma con guida era salvo. Tradizionale, non sarebbe successo nulla. Però il fatto non fa sconti, no? No. Per cui. E Frank come l'aveva presa quella roba lì? L'aveva presa molto male. Anche se Frank è uno molto difficile da poter interpretare, perché è uno che veramente, sia nel bene che nel male, è uno molto neutro, non riesce mai a capire se è contento, se non riesce se a incazzato. Decifrarlo. Non riesce a decifrarlo, e però credo che a livello mentale, morale, l'abbia colpito profondamente questo incidente. Tu hai fatto partner con lui, sei stato in squadra con Bila? Con Frank abbiamo fatto una gara sola come compagni di squadra. Una sola gara. Con l'R8/R10? O... L'R8. Ok. E purtroppo è stata la gara che mi è costato un campionato americano, perché... Ecco, l'American Le Mans Series. Ecco, quello, tornando alla domanda di prima, se devo dire il più bel campionato americano. Ecco, infatti, ero curioso di sapere. Prima mi ricordo che commentavo ancora quelle gare lì, pensa, Lindo. C'erano ancora quelle gare
e mi ricordo quel circuito che saliva e scendeva pazzesco, dove forse è appunto da Matta l'incidente che ha investito il Cervo, come si chiama? Allora, i più belli sono col saliscendi è la Petit Le Mans, quindi Road Atlanta. Petit Le Mans, Road Atlanta. Ma secondo me tu intendi, potrebbe essere Mosport, che non solo belli, ma anche pericolosissimo. Bello anche quello lì. E lì c'è un record che poi ti dico. E Road America potrebbe essere. Forse Road America. Perché i circuiti con più saliscendi, e Road America chiamiamola un po' considerata la Spa americana, ed è stupendo, solo un difetto che è un filino troppo stretto per poter ospitare un Gran Premio di Formula 1, ma come layout è il top. Io credo che sia più bello di Spa anche. Anche perché lì non scavano, non spianano bellissimo, lì, bellissimo, come in Inghilterra, no? Bellissimo, devo dire che Spa è il mio circuito preferito, ma credo che Road America come tracciato forse anche più bello di Spa, sì. Dicevi, ti è costato il campionato perché cos'era successo? Perché era stato fatto quell'anno lì, io correvo tutta l'American Le Mans insieme a Tom Christensen, però non eravamo insieme né a Le Mans né a Sebring, era una scelta di Audi, perché Le Mans e Sebring dovevamo fare, si correva in configurazione, cioè si correva Sebring in configurazione Le Mans come equipaggio, quindi era Pirro, Bila e Christensen. E in quell'anno lì era Capello, Alboreto e Aiello. Cos'è successo? Che American Le Mans, come ti dicevo, compagno mio fisso era Tom, però per quella gara lì Audi aveva deciso di non portare una terza macchina. E quindi hanno deciso di mettere il sottoscritto in squadra con Bila e Pirro, che facevano l'American Le Mans insieme a noi, e Tom sulla macchina del Team Champion, che era l'Audi, diciamo il team satellite di Audi. Quindi io ho dovuto correre con Pirro e Bila con un sedile particolare, perché io e Tom più o meno siamo alti uguali, mentre Bila soprattutto è molto alto, ma anche molto, molto grosso rispetto a noi. E quindi guidavo in modo abbastanza non congeniale. Il problema è che in gara Emanuele Pirro ha avuto un contatto con un altro pilota, gli esplosa una gomma, si è afflosciata una gomma improvvisamente in una curva veloce, ha sbattuto, e praticamente è stata questa l'unica gara dell'American Le Mans dove praticamente tutte le MP1 partite sono arrivate al traguardo. Quindi noi siamo arrivati praticamente ultimi, non abbiamo preso neanche un punto e io alla fine dell'anno ho perso il campionato per 3 punti. Che col senno di poi, quella gara lì bastavano 2 macchine ritirate, come era la prassi in una gara del genere, prendevi 3 punti e invece no, quella gara lì, oltre ad aver avuto un incidente, non per colpa nostra, ma per causa di un pneumatico, e in più non si è ritirato nessuno, per cui ho preso 0 punti, Tom col Team Champion era arrivato, non so, terzo, quarto, quindi ha preso i punti che poi gli sono serviti a vincere il campionato da solo a fine anno. E già, perché i punti andavano alla squadra, lui li ha presi. Quindi è l'unica mia esperienza con Frank come compagno di squadra. È molto diverso il mondo americano delle competizioni motorsport? Più come vorreste voi, sì, piloti? Sì, allora, da un lato è più pericoloso, più, come si dice, crudo. Più vero, e come piace a noi, come piaceva a noi negli anni 90, 80, 90. E dall'altro, in alcune, diciamo, aree è meno professionale dai campionati, rispetto ai campionati FIA, soprattutto su quel che riguarda bandiere gialle, pace car, sono americane, ecco. Loro giocano molto sul fatto che più pace car mette in pista, più la gara rimane viva fino all'ultimo giro, quindi è una formula vincente. Però poi ci sono alcuni incidenti invece dove loro veramente ci mettono tanto, tanto tempo per poter togliere le macchine dalla pista, e mentre qui ormai il livello dei campionati FIA è veramente altissimo, sia dal punto di vista dei regolamenti che dal punto di vista proprio organizzativo. Loro sono molto bravi, molto più severi della FIA su alcune cose che noi consideriamo addirittura a volte quasi
delle stupidaggini, e magari invece molto più di manica larga su cose che invece la FIA considera molto importanti dal punto di vista della sicurezza e dello svolgimento della gara. Però è un campionato dove il pubblico veramente va in pista per vedere le macchine correre, i piloti, e non sono... No, qui da noi oggi, insieme agli appassionati veri, che sono una percentuale, spero ancora, diciamo, maggioritaria rispetto, sì, a chi invece viene invitato ai Gran Premi dalle case costruttrici, che magari vanno a vedere il Gran Premio, ma vanno lì per fare il biglietto grado, perché giornata, sono, certo, invitati, ma non hanno una passione. Lì invece c'è proprio la passione. Se vai a Sebring o a Road Atlanta per la Petit Le Mans, vivi un mondo che qui da noi forse c'era negli anni 70, quando andavi a Monza o Imola e vedevi il Prati pieni, le roulotte, sì, quello le che tende, a Nürburgring vedi ancora adesso, che vedi ancora però, adesso. Le vedi in Europa, lo vedi solo più a Nürburgring e credo la 24 ore di Spa, e Alemanna anche, e Alemanna, e in Formula 1 non lo vedi più, e perché è cambiato il mondo. Oggi non avresti neanche più il permesso di dormire in tenda, probabilmente. Forse a Silverstone ancora, che loro sono ancora abbastanza sì, sono, sì, ancora rimasti abbastanza legati a quella che è la tradizione. Più bello Donington, secondo me, sì, tra l'altro, sì, no? Come, certo, come ambiente. Però come Silverstone è un po' come Monza per noi. È, la è tanto vasto, è tanto vasto. C'è, sì, corso tante volte a Silverstone? Sì, no, ci ho corso, ma 4-5 volte, sì. Già col nuovo layout o ancora? L'ultima gara che ho fatto col nuovo layout. Mm. Silverstone è una pista eccezionale, bellissima, ma il pubblico di Silverstone, ecco, il pubblico che più vedo vicino al pubblico americano, veramente dei grandi appassionati, ma soprattutto dei grandi esperti. Sì, 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 io alle mani, quando andavo prima al Tour Mondiale, vedevo dei grandi, grande passione, ma sì, grandi ubriachi, cioè anche, da sì, giovedì, sì, sì, era una roba che non potevi più circolare, per cui sì, passione, però Le Mans mi ha lasciato un po' così, non è un posto dove andavo volentieri quando andavo per le il moto mondiale. Ma è diverso, Le Mans delle moto credo che si avvicini molto più a quello che è Assen per le moto, un, sì, pubblico direi dove di notte devi fare attenzione a muoverti, perché puoi trovare di tutto, appunto, poi quando uno ubriaco non sai, a Assen, molesti, a Assen ho letto di tanti anche omicidi che ci sono stati, tante veramente azioni, sì, 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 criminose. Diciamo Le Mans, il mondo dell'auto da quel punto di vista lì è un pochino più tranquillo, tranquillo rispetto al, al mondo, sai, della, che mi è venuto in mente adesso una cosa, visto che hai parlato di Tom. Uno degli ultimi anni che sono andato a Le Mans con Mediaset per il MotoGP, ricordo che sabato sera c'era un evento grande con gli stuntman, con le moto sul rettilineo, no? E c'erano le tribune. Io, quando sono entrato dalla pit lane, per cui sono uscito da un box di una squadra, ho visto queste tribune piene dall'inizio alla fine. Ho detto, mamma mia, che meraviglia, no? Hanno aperto la Claire del box, io ero lì e non mi sono reso conto, avevo su un giubbino azzurro della Gulf. Il pubblico, no, hanno tirato sulla Claire, ovazione. E come forse c'era Max Temporali all'epoca, mio collega, mi dice, boh, guarda, ce l'ha con te. Come ce l'ha con me? Infatti rientro, riesco, ma ha scambiato per Christensen, me l'hanno spiegato dopo, perché così il look, no, il capello da cotonato così un po' giallo, sì, era stato una cosa, sì, divertente. Sì, però io ho capito cosa vuol dire la passione anche per la 24 ore, qui evidentemente anche tanti quelli del moto mondiale vanno e seguono. Sì, sì, no, Le Mans poi ha un pubblico a sé, Le Mans, perché Le Mans al pubblico, io dico sempre, il vero appassionato è quello che va a vedere la 24 ore di Le Mans, perché la cosa impressionante di Le Mans è vedere questi milionari che arrivano da tutto il mondo con macchine che valgono, storiche, che valgono veramente centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro, dormire nella tendina canadese di fianco alla macchina, non perdere un minuto della gara, è un qualcosa di unico. Certo. Oggi un personaggio del genere qui da noi, se non ha l'elicottero che lo porta, sì, sì, la macchina devono immediatamente nella saletta VIP di Monza, vero, o di, non si muove. Quindi è un altro mondo. Io dico, la passione vera si vive alle mani. Vero, vero. E alla 24 del Nürburgring, sì, perché bellissimo. Il tedesco, questa... L'hai fatta anche quella? No, quella mi manca. Ma hai corso sul lungo? Io ho fatto una gara sola tantissimi anni fa, e ti racconto un aneddoto che per dirti qual è la... il feedback che ti può dare la Nordschleife. Sono stato là 3-4 giorni a provare, perché io non conoscevo la pista e dovevo fare la gara di Carrera Super Cup. Ok. Ma parlo del 90, o 91 forse, 91, veramente. E quindi
e ho girato una macchina stradale, dopodiché c'era il mitico Roland Dash, te lo ricordi? Grandissimo. Che guidava ridendo, ti ricordi, correva col sì, casco. Lui faceva, lo sto commentando in questo video, abbiamo preso le gare e, del Roland Dash, pilota Mercedes, con la sua Mercedes verde. E mi ricordo che mi vide lì, mi ha detto, ma è la prima volta, sì, e allora mi fa, mettiti dietro. E mi sono messo dietro di lui con la... Tu con la Porsche o no, con la macchina no, di serie? No, la macchina stradale, okay. E mi ricordo un M3 stradale. E mi sono messo dietro di lui e mi ha fatto fare due giri, dietro di lui aveva la macchina DTM, quindi doveva anche andare piano per tenermi dietro. E ti dico, due giri dietro di lui mi sono serviti più che quattro giorni. E mi ricordo che comunque feci l'ottavo tempo, e se non sbaglio a 3 secondi dalla pole position, ed era un tempone, perché mai visto il Nürburgring, soprattutto io non conoscevo la Porsche neanche. Quindi peccato è finita il primo giro, perché c'è stato un contatto prima ancora di entrare sulla Nordschleife, quindi non mi sono fatto nessun tipo di esperienza. Però io ho sognato, e me lo ricordo come fosse adesso, la Nordschleife me la sono sognata per mesi e mesi e mesi, tutti i giorni. Cioè dopo ti è rimasta nel cervello che non riuscivi a liberartene. In quel periodo lì il mio sogno sarebbe proprio poter correre lì al Nürburgring tutti i santi giorni. Ma che bello! E infatti mi sono sempre detto, vabbè, adesso capiterà l'occasione, vado. Invece poi le cose sono cambiate, sono diventato pilota ufficiale Audi, non si correva più sulla Nordschleife, non sono mai stato coinvolto in attività. Quindi io oggi assolutamente la pista non la conosco, e per cui ho avuto diverse offerte per fare anche la 24 ore, ma ho sempre detto di no, perché se non conosci la pista... cioè non diventi un, certo che detto, un, da un pilota come te, detto da un pilota come te fa riflettere, no, però è così, però se tu sei in una squadra che punta alla vittoria, se non conosci la pista sei un handicap per il team. Quindi avrei dovuto andare al Nürburgring e star lì per un po' di giorni, certo, con qualche collega veramente specializzato, che può essere Stipler o gente che vive al Nürburgring, quindi che chi è quello che va più forte lì? Ma adesso Stipler è sempre lì, ma tanti piloti Audi, ma soprattutto legati a Customer Racing, sì, che sono anche coinvolti nello sviluppo delle vetture di serie, spendono giorni e giorni al Nürburgring, quindi potrebbero farla. Hans Stuck, credo che Hans potrebbe farla a occhi chiusi, come Walter, come ma tanti piloti anche giovani di Audi che fanno più giri a Nürburgring che non su altre piste. Ma abbiamo anche in Italia Marco Mappelli, è sicuramente fortissimo, ha fatto il record con Lamborghini, e in più lui è veramente uno specialista del Nürburgring. Però devi girare, perché sennò lì i secondi li accumuli in un attimo, li accumuli senza saperne neanche perché. In più nella 24 ore corri contro di tutto, perché corri contro macchine degli anni 80, corri con gruppo IN che girano 2 minuti al giro, 3 più lento di te, di notte, con la pioggia, la nebbia, quindi almeno conoscere il circuito è fondamentale. Fondamentale, altrimenti rischi che non ti trovino, quando sei fuori non ti trovano neanche più. Però era tanto per dire, la passione viva la vivi ancora, Nürburgring, lì. La vivi a Le Mans, la vivi... E in America, come dicevi? In America la vivi sicuramente a Silverstone Formula 1, perché anche l'appassionato di Formula 1 inglese è un vero appassionato, un vero esperto. E adesso abbiamo la fortuna di avere l'Alfa e anche un pilota italiano, Antonio, ma fino a 2 anni fa avevamo solo la Ferrari, per cui un pilota italiano diventava già lo è difficile poter approdare la Ferrari come pilota italiano, ma nel caso ci fosse la possibilità di approdare in Ferrari come pilota italiano, quando sai che hai tutta la pressione dei media solo su di te, è veramente pesante. Me lo raccontava un ingegnere di Ferrari, lui inglese, mi diceva, noi in Inghilterra per i piloti nostri è molto più facile, anche i piloti giovani, perché comunque abbiamo talmente tanti team e quindi anche la stampa, diciamo, è molto diluito tra le varie squadre. Poi è logico che la squadra top è sempre quella con più attenzione, però non sentono la pressione che oggi ha un pilota quando approda la Ferrari, dove tutta la stampa italiana, tutti i media sono solo lì, anche se Leclerc sta dimostrando che se veramente ce l'hai nel tuo DNA e tu puoi sopportare la pressione anche a 20 anni di essere un pilota Ferrari vincente. Mi sembra che ti piace, insomma, lui. Perché secondo me Giovinazzi, ti dico, con tutto il rispetto che ho, non è sufficiente per riscatenare quella... E poi il problema è che, come nelle moto, Valentino ha catalizzato tutto, la Ferrari ha cannibalizzato quel mondo lì, per cui Ferrari è la Formula 1, io credo, giustamente. Perché io credo, oggi in Ferrari, lo sanno meglio di noi, che oggi per avere un pilota italiano
devono prendere un pilota italiano che arriva lì e subito dimostra di essere all'altezza della Ferrari, perché tu fai tre gare sbagliate, hai finito la carriera. Il povero Ivan, io credo che se tornasse indietro non andrebbe mai, non accetterebbe mai l'offerta di Ferrari, perché se ti ricordi Ivan era considerato, e secondo me lo era veramente, un grande talento quando era con Leighton House. Il momento in cui è salito sulla Ferrari al momento sbagliato, praticamente in quel momento lì Ivan Capelli è sparito. E non è... Però lì mi raccontano delle storie, amici comuni che non citiamo, però che lì c'era anche un altro problema, no? Una moglie molto invadente, meeting tecnici nei quali qualcuno si permetteva di dire robe che forse aspettavano ai tecnici o allo stesso Ivan. Per cui boh, non lo so, io non c'ero. Adesso quei dettagli lì non li so più di tanto. Però Ivan, mi dispiace che si sia perso. Come pilota calcola, un pilota che vince Formula 3, sale sul Formula 3000 senza una lira e con un team. No, ma indubbiamente hai ragione. E riesce a vincere delle gare, era veramente un grande talento. Lo so, Dindo, però in quelle squadre lì, me lo insegni, devi avere anche un qualcosa in più che esula dalle tue capacità. Per quello dico, di guida, no? Non sono d'accordo quando c'è questa pressione o questa guerra contro la Ferrari da parte dei media, perché non prende piloti italiani. Cioè, la Ferrari come lo è la Mercedes, come era la Red Bull, devi avere un pilota che sia in grado di sopportare prima di tutto la pressione e che sia all'altezza del marchio, perché oggi se un pilota italiano viene preso da Ferrari e non dimostra subito di essere un vincente, come ti dicevo, rischia di chiudere la carriera. Infatti il passaggio di Antonio in Alfa Romeo, se Antonio adesso dimostrasse di essere di meritarsi il posto, chi ti dice che un giorno potrebbe essere il compagno di ritorno di un italiano sulla Ferrari? Io per lui me lo auguro, perché credo che oltre ad avere un grande talento, te lo posso assicurare, perché quando ha fatto il test anche Audi col DTM e tutto, ha veramente dimostrato di essere un pilota di grande talento. E però, come dicevi tu, deve dimostrare di avere qualcosina in più per meritarsi quel posto. Oggi Leclerc, se mi chiedi ti piace o no, lo so che adesso dirò una cosa che magari è abbastanza come si dice, eclatante, ma secondo me Leclerc lo vedo come il nuovo Senna. Secondo me Leclerc è il nuovo Senna. Più di Verstappen? Senna, perché come carattere, perché Senna era in pista, era una bestia, era cattivissimo, però l'immagine che dava era quella del bravo ragazzo, del bravo carino, ragazzo. Muso pulito. E Verstappen è cattivissimo, ma lo dimostra anche come talento. Io non saprei dirti chi sceglierei dei due, però esatto, come pilota credo che siano i due top, escludendo Hamilton, il top del futuro a breve loro due, Lando Norris credo, e poi parlano molto molto bene di Russell. Questi sono i quattro nomi. E poi non si sa mai, con Red Bull invece non si capisce mai se uno di questi piloti della scuola Red Bull potrà essere in futuro Si è dimensionata parecchio però, sì, perché no? In Red Bull c'è sempre questo dubbio che non capisci se il materiale è veramente uguale per tutti, se oggi devono puntare su Verstappen, per cui magari il compagno di squadra non è messo nelle condizioni ideali per poter infastidire Verstappen, perché sai, ci sono tanti alti e bassi in Red Bull, e io credo che anche loro quando scelgono un pilota abbiano dei parametri molto severi, no? da seguire. Quindi quando scelgono un pilota da portare in squadra sono convinti di avere sicuramente un cavallo giusto. Lo dimostra anche il fatto che tante volte il pilota che poi lascia la squadra poi viene richiamato, per cui loro continuano a seguire quelli che sono i piloti del loro vivaio, almeno escludendo quelli che loro, quando poi decidono di tagliarne uno, secondo me proprio lo cancellano dal loro taccuino. Ma adesso per passare Audi al vivaio Audi, come lavora Audi sul vivaio? Una volta c'era il turismo che aiutava, magari si andava a pescare dalle formule, cosa c'era, la formula ADAC, quelle formule. Adesso come adesso lavora? È molto più complicato, ma per un motivo. Molto più complicato perché oggi esiste la Formula E, che sono due posti, non c'è più il progetto Le Mans, esiste il DTM, dove comunque hai bisogno di 5-6 piloti molte volte
è molto meglio avere un pilota con 3, 4, 5 anni di esperienza e, che non andare alla ricerca magari di un nuovo talento, perché magari il pilota vincente magari ce l'hai già in casa e in quel momento lì non vuoi sconvolgere la... Ma la Formula E la segue ancora Alan, il team la segue ancora sì, Alan, sì, e sì, finisce. Sì. Ma è considerata o considerabile come indicativa per la scelta di un pilota? Cioè quella, io non so cosa ti dice Alan, se tu l'hai mai provata la macchina, allora, ma è abbastanza, diciamo, che significativa per capire se è l'uomo giusto? Diciamo che comunque alla fine... Io non ho visto una gara, te lo dico, per cui non io sto parlando, allora, di una roba che non conosco. Ti spiego, la Formula E è un qualcosa, di molto particolare, che veramente devi conoscere, perché anch'io inizialmente la davo quasi come un, non lo so, un qualcosa, un gioco, bravo. Ma in effetti, se guardi la durata delle gare, il modo in cui vengono fatte le prove libere, è una, non dico che è un gioco, però è un qualcosa di diverso da tutti gli altri tipi di motorsport. Secondo me l'errore grande all'inizio è stato volerlo, si parlava Formula 1 e Formula E, che sono due mondi, non, è come non l'elettrico rispetto al motore tradizionale, non puoi pretendere che il Formula E sostituisca il Formula 1, perché non lo farà mai, sono talmente lontani come prestazioni, come tutto, che non, anche come emozione che dà, certo, non può essere paragonato. Però a Trento adesso, durante qualche mese fa, durante la festa dello sport della Gazzetta, ero con Lucas Di Grassi e Felipe Massa, che abbiamo fatto un evento dove io guidavo un'elettrica di Audi, la Vision GT, quella bellissima macchina che abbiamo usato in alcune attività, e Lucas e Massa usavano la Formula E, io facevo da pace car. Però dicevano una cosa fondamentale: oggi non c'è un pilota al mondo che non vorrebbe avere un piede nella Formula E, perché la Formula E è veramente la categoria del futuro per gli ingaggi, perché iniziano a pagarli veramente tanto i piloti, ma cifre molto alte, e per il ritorno dei media, perché oggi della Formula E ne parlano tutti in tutto il mondo. È logico che è un tipo di pubblico molto diverso da quello a cui siamo abituati. E noi, come sono contrario a chi denigra la Formula E o l'elettrico, sono anche sono completamente in disaccordo che invece con chi la vuole, come ti dicevo prima, paragonare, esaltare, invece a categorie più, diciamo, più... Dino, io dico, non riesco a guardarla la gara, io ci ho provato ma non ce la faccio proprio, non è che sto dicendo la denigro. Devo dire, dico, è più bella dal vivo che non la TV. Guardo, perché non capisco se le macchine vanno forte, non vanno forte, poi non posso sentire il rumore delle gomme, non sento, non c'è altro, no? Si sente il rumore delle frenate sul Formula 1, no, che ma è lì una roba allucinante. In effetti, se dal vivo senti di più la gomma in frenata, lo stridio della gomma, il rumore non senti nulla. Addirittura se lo speaker non annunciasse sono iniziate le prove libere, le prove ufficiali, magari non te ne accorgi perché non ti passano davanti. Però ti dicevo, dal punto di vista, io credo che il pilota bravo poi venga fuori ovunque, tutto. Certo, son convinto di quello, però ti dico, se sia, come si può dire, la domanda che mi hai fatto è se è una categoria giusta per poter valutare un pilota, sicuramente hanno anche dei parametri loro per poter giudicare. È logico che ci sono talmente tante variabili sulla Formula E rispetto, perché vedi anche i sorpassi sono molto aggressivi, si picchiano dentro, anche perché la macchina è molto resistente, quindi da quel punto di vista lì sembra quasi più un naturismo che nei sorpassi che fanno le ruotate che un Formula. Poi alla fine, se tu vedi chi vince, sono sempre i piloti bravi, comunque quelli che hanno vinto in altre categorie, non è che, e se le squadre pagano fior di ingaggi per avere il pilota bravo, e perché sicuramente è quello che fa la differenza, come sempre. Poi, ma sinceramente, tanto non ci guarda nessuno. Alan te ne parla bene perché ci crede davvero in quel progetto, o perché gli ha tanti soldi da Audi per farlo? No, beh, ma lui oggi è un dipendente di per Audi, dice, in effetti è il suo lavoro, lui è il tempo deve gestirlo. No, mi piacerebbe capire se è veramente convinto, no? Avendo lui certe basi, capire come ha fatto anche a
ad appassionarsene, qualora se ne sia appassionato. Allora, come i piloti che sono approdati alla Formula E, a parte un paio che ci hanno creduti, perché Lucas Di Grassi è forse il primo che ci ha creduto proprio, che ha spinto anche Audi a entrare in Formula E e quindi ci credeva in tempi non sospetti. Altri ci sono magari entrati per caso, per causa di forza maggiore, e poi si sono trovati invece aver messo il piede giusto nel mondo giusto. Oggi, se tu dovessi prendere qualsiasi pilota di Formula 1 e gli chiedi qual è la categoria che vorresti fare, ti dicono tutti la Formula E, sono sicuro di quello. E non perché le altre sono talmente insignificanti ormai. Ma che oggi un pilota di Formula 1 che è abituato a determinati ingaggi e tutto, se vuole mantenere un livello molto alto, da quel punto di vista lì, andare in Formula E, altre categorie non ce ne sono. Comunque c'era il WTCC che funzionava. Adesso ci sono 18 campionati TCR. Certo. Che non capisci più che cosa stai vedendo, no? Per cui no, ma poi parliamo, dire, c'era comunque delle alternative anche sul turismo. DTM non so come sta andando adesso, io sono innamorato del DTM e, come ti dicevo prima, del vostro turismo, no? Degli anni 90. DTM adesso non lo so sinceramente come stia andando. Ma DTM non... nuova generazione, motore 2000 turbo, 600 cavalli, è qualcosa di... No, che spingano, che vadano forte, non lo metto in dubbio. Il problema è che anche lì... Io parlo sempre, sai cosa, a livello emozionale, no? Sai a cos'è? Che è troppo tedesco il DTM. Non... Oggi, quando c'era l'Alfa Romeo, i Nannini, i Larini, sai, anche i media avevano la possibilità di poter spingere il DTM, sì. E lo conoscevano bene o male tutti. Oggi, senza case italiane, senza... E quanto manca l'Alfa Romeo? Io non capisco perché non abbiano tentato, no, un programma in qualche campionato, come può essere il DTM, no? Motori ce li hanno, ci hanno... La tecnologia è vero impegnativo, però pensa che tipo di ritorno potrebbe aver avuto. Sì, è che loro oggi, se potessero attingere un po' all'esperienza di Formula 1, sicuramente potrebbero fare un bel lavoro. Costa tanti soldi e c'è il rischio di andare contro case che da anni che fanno quel campionato lì. Io mi ricordo anche Le Mans, entrare, se non avessero cambiato i regolamenti, entrare a Le Mans contro Audi, Porsche o Toyota, con un ibrido, e sarebbe stato molto complicato per qualsiasi casa costruttrice, perché prima di arrivare a quei livelli lì avresti veramente investito. Se devi rispondere, fai, eh? Rispondere. No, ma chiamo dopo. Rispondi. Tagliamo che si dice le cose sconvenienti. Pronto? Un po' vi rugava. Come? Dicevano, tanto vincono sempre loro, sono solo loro. Sì, lo so, quello purtroppo è quando hai un dominio in una categoria, e il problema è che vai anche un po' a, come si dice, a demoralizzare quelli che potrebbero entrare, perché bene o male Audi, come le grandi case costruttrici, hanno dimostrato che quando c'è da entrare in un certo modo, ha fatto Audi, ma l'ha fatto quando Volkswagen ha deciso di entrare nel WRC, non ce l'è più stato per nessuno, no? Quindi c'è stato anche lì il dominio assoluto, non so per quanti anni di seguito. Diciamo che le case costruttrici con una tecnologia alle spalle al top e con possibilità economiche illimitate, logico, se decidono, l'unica è KTM, però nelle moto forse è diversa, non lo so, fanno la differenza, anche se l'unica categoria dove è veramente difficile, anche se hai tanti soldi a disposizione, poter entrare e vincere la Formula 1, quello non c'è, l'hanno dimostrato in tanti. Audi ci ha mai pensato seriamente? Secondo me non ci fosse stato il Dieselgate, credo che Audi, o se non Audi, comunque è un marchio del gruppo, forse aveva una mezza idea, anche più di una mezza idea, certo, di approdare in Formula 1, quello sì. Senti, tu il rammarico di quel campionato perso in America, per un qualcosa non causato da te, l'hai provato nelle tante volte in cui sei arrivato sul podio a Le Mans, ma potevi vincere. Sì, io con Le Mans ho... Qualche rammarico, qualche rimpianto vero? Con Le Mans io faccio sempre un bilanciamento dei risultati, no? Ma quello fa un po'... Risultati e sensazioni o solo risultati? Risultati e sensazioni. Sono abbastanza... Questo è il mio carattere in tutto quello che faccio, no? E non mi è mai piaciuto piangermi addosso, perché sennò non ha senso. Io dico sempre, io ho vinto 3 volte Le Mans, ci sono piloti
di nome, piloti con una carriera alle spalle pazzesca che non sono neanche mai riusciti a arrivare sul podio, perché non perché non erano all'altezza, perché non erano sulla macchina giusta, perché non erano nel team giusto, perché si è rotta la macchina quando magari erano vicini alla vittoria o al risultato. Quindi mi ritengo non fortunato, fortunatissimo aver vinto tre volte Le Mans. Se faccio il balance delle mie apparizioni a Le Mans, forse sono più quelle che ho perso di quelle che ho vinto. Perso nel senso che avremmo potuto vincere, non abbiamo vinto. Quello intendevo, sì. Però quale ti ha lasciato più rammarico di questo? 2007, quello, ma quella non... ti dico, la rabbia che ho ancora oggi di quella vittoria mancata si è un po' assopita dopo il problema di Toyota all'ultimo giro di qualche anno fa. Lì ho detto vabbè. Allora può succedere, non sono solo io. Se è successo loro all'ultimo giro va bene, dimentichiamo il 2007, anche se nel 2008 invece abbiamo vinto quando assolutamente non avremmo, sulla carta non avevamo nessuna possibilità di vittoria, quindi lo considero una compensazione. Però come tu sai, Le Mans è come un mondiale di Formula 1, come un mondiale di ciclismo, no? Si svolge in una gara sola e quando tu l'hai perso il mondiale, l'hai perso, non è che hai la gara successiva dove puoi provare a rivincerlo, devi aspettare un anno. Se parliamo di Formula 1 devi aspettare 16 gare sperando che tutto vada bene. In quel caso lì è una gara unica, come paragone è meglio un mondiale di ciclismo, no? Dove se perdi l'occasione aspetti 12 mesi, ma devi sperare tra 12 mesi di essere di nuovo in forma, di essere su un percorso che magari si addice alle tue. Quindi è un'occasione persa. Certo. L'ho compensata col 2008, però quella del 2007 non ce la restituisce nessuno. Nessuno. E soprattutto io non sono uno che ho mai pensato ai numeri, no? Però poteva essere la quarta vittoria a Le Mans e quattro vittorie a Le Mans comunque si è veramente in pochi ad averle. Quindi tre, c'è già un numero molto più alto di piloti che hanno vinto tre volte, quattro inizia a restringersi parecchio. Devo dire che però ho tre pole position, che quella è una bella soddisfazione. Ecco. Non è male. Tu hai iniziato a Le Mans, hai iniziato con la McLaren, non ricordo sì, male. McLaren. 98? 98. Cosa ti ricordi di quella macchina lì che è ancora il sogno? Una macchina che vale milioni, milioni, milioni ancora adesso. La McLaren F1 era... Vabbè, a parte che è stata la mia prima gara. Perché sei nato lì? Tu eri già Audi, no? Eri sì, ma era un progetto Audi quello. Ah, sì. Noi siamo andati in veste privata, ma tutto pagato da Audi. Ok. Cosa serviva? Cosa dovete fare? Per preparazione, sapendo che l'anno dopo saremmo andati con l'Audi a correre. Mm-hmm. In quel momento lì il progetto era ancora segretissimo, nessuno aveva visto neanche il primo disegno della macchina. Io l'avevo già guidata perché... No, ho detto una stupidaggine. Io l'ho guidata la prima volta il 15 agosto del 98, la prima Audi di Le Mans, quindi dopo la Le Mans con la McLaren. Ma per me era... Eravate in squadra? Tu e? E Thomas Scher, che era un banchiere proprietario della macchina e che poi è diventato anche amministratore delegato di Bugatti per un certo, per un certo periodo. Veloce? Gentleman, ma veloce? Gentleman, mediamente veloce. Bravo. E doveva essere Frank Bila. E ecco, quella è la gara che avrei dovuto fare con Frank, ma Frank purtroppo, e la moglie si ammalò e proprio gli fu diagnosticato un brutto male proprio pochi giorni prima delle prequalifiche di Le Mans, quindi fu sostituito da Pirro all'ultimo momento. Beh, però non è che eravate molto nascosti comunque, perché due terzi dell'equipaggio erano piloti Audi ufficiali. C'è il segreto di Pulcinella. Però... Bella, posto guida centrale com'era? Sì, era molto bella, poi per me era la prima volta, io mi ricordo i primi giri che arrivo sul rettilineo dell'Unelier e guardavo il contachilometri, 310, mi passa una Toyota, praticamente mi ha sverniciato, mi ha spostato, ho detto ma che cavolo, dove cavolo sono andato? Infatti ho detto torno a fare il turismo, che è più tranquillo. La paura, più sì, all'inizio sì, poi però ho avuto sta grande soddisfazione che... sono riuscito a ottenere un tempo sul giro che è stato il miglior tempo mai fatto da una McLaren. Sì, mi sono subito adattato alle curve veloci. Ecco, quella era una qualità che io non sapevo di avere. Io con le turismo, la mia qualità era più nel tecnico che nel velocissimo. Con le vetture sport, la mia qualità principale era nelle curve veloci, molto veloci. Infatti ho un paio di record che mi rendono molto fiero di questa cosa. Uno è a Mosport, dove ho ottenuto... Quello è l'aneddoto che volevi dirmi. Sì, Mosport, penso che oggi sia ancora il circuito più pericoloso al mondo, perché non ha vie di fuga come ai tempi in cui morì
il povero come si chiama? Papà del pilota che oggi è pilota ufficiale Audi, e Winkelhock. Okay. E il povero Winkelhock morì in un incidente con gli Sport Prototipi proprio a Mosport, e oggi Mosport è ancora come era allora, qualche aggiustamento, una pista da 240 di media mi sembra, e io ho il record di, con la mia pole position del 2008, ho la velocità media più alta mai raggiunta da una Sport in un circuito americano, quindi ho fatto la pole, se mi ricordo, 240 più di media. Però di record ne hai seminati, ne hai lasciati sì, in giro, vedi, ne hai già citati due nell'ultimo minuto. Quello che mi rende record di, fiero di sto record è che nella curva al fondo, dopo la penultima curva, diciamo, dopo il lungo rettilineo, e c'è una curva velocissima che veramente fa paura, ma molto paura, e il muro è molto vicino, e io mi ricordo come fosse oggi che in quella curva lì non ho, di solito si pelava il freno e non ho frenato, e poi quando abbiamo visto la telemetria, quello è forse uno dei più bei complimenti ricevuti da un compagno di squadra, perché vista la telemetria io e il mio compagno di squadra fino a quella curva lì eravamo uguali. Simili, anche perché Mosport è pericolosa, velocissima, ma è molto corta, si gira in 1:04 perché è talmente veloce, sono tutti curvoni velocissimi, ma è una pista da 4 km scarsi, a quelle medie lì figurati il giro è cortissimo. E quando abbiamo visto la telemetria e vedere in quella curva la linea che ci sono 15 km all'ora di differenza nella percorrenza, infatti mi ricordo che nel meeting tecnico lui disse: Frank, era? Non sei normale. Era Milano? No, era Lucas Lur. Okay. Lui disse agli ingegneri: secondo me lui non è normale, perché se perdi la macchina lì non ne esci vivo. Però sono quelle cose che al momento. La vocina che ha detto fallo, sì, l'hai fatta, anzi, forse neanche la vocina. È una di quelle curve come, non so, ogni pilota secondo me ha le sue curve dove. Io Jerez è un'altra di quelle curve dove ci sono una di quelle piste dove c'è un paio di curve dove io riuscivo a farle in pieno dal secondo giro senza nessun problema, dove tanti colleghi invece potevano girare una settimana di fila, non ci riuscivano, e curve dove invece i miei colleghi facevano in pieno dal primo giro e io dovevo faticare dopo due giorni di test a provarci. Cioè, ci sono curve che hai nelle tue corde, altre che invece fai. Parliamo di differenze ridicole, ai vostri livelli, chiaramente. Che poi parliamo che sul tempo sul giro magari non cambia nulla, perché perdo 5 centesimi in quella curva lì, ma te non certo. Ripresi 5 dall'altro tratto, quindi alla fine magari il tempo sul giro è simile, però è lì che ti accorgi che magari il pilota perfetto probabilmente non esiste, e il pilota perfetto è quello che mette insieme tutto nel miglior modo giro possibile, ed è quasi impossibile da raggiungere, perché anche il pilota che prende un secondo al giro magari c'è un piccolo tratto della pista dove, perché ci entra un po' più piano nella curva, perché entrandoci più piano magari va a corda mezzo metro prima e riesce a magari in quel tratto lì di 50 metri, dico una stupidaggine, 3 centesimi più veloce di chi è alla fine del giro, un secondo al giro più veloce di lui. Quindi se uno riuscisse a mettere insieme tutte queste piccole cose, ci sarebbe il pilota perfetto, quello imbattibile. Doncino mi sembra di sì. Io e Pasquale siamo a dieta, se non si fosse capito. Pasquale è sicuro. Io Pasquale è di sicuro, perché poverino è l'unico che ha toccato cibo. Mi sembra carino che tu mi prenda così. Però noi glieli facciamo vedere i piatti che mangiamo, giusto? Ma io voglio vedere se resiste al Bonetti. Se non può resistere al Bonetti, Pasquale, io mi permetto di insistere anche per te. È che non sono tanto da dolce, adesso sei una Macedonia e poi una Macedonia. Ma smetti, ma sei malato, non sono molto da... Ma se io che siamo a dieta, tu non hai problemi, dai. Tiramisù, Bonetto o Tartaten? Dai, tiramisù. Penso l'ultimo tiramisù che ho mangiato sono passati 10 anni. Però dai. Se sono i 10 come quelli di prima, 25 che erano 40. 40, bravo. Vabbè. Senti. No, quindi ricordi tanti, sì. E io ricordo che anche Laguna Seca. Laguna è una di quelle piste dove mi è entrata nelle corde subito, è una di quelle piste dove il giro più veloce o la pole position mi veniva veramente facile. Perché la tappi lì com'è? È bello, così è molto difficile. Sì, non è il più difficile, perché le curve più complicate secondo me sono le due successive al cavatappi, dove veramente puoi fare il tempo. Però il cavatappi è difficile da poter affrontare per tanti giri in modo costante, nello stesso modo, quello sì, è un attimino fare l'errore o magari tentare il sorpasso che ti sembra facile, poi arrivi a un certo punto che ti accorgi che diventa impossibile, è una curva unica nel suo genere comunque, molto difficile all'inizio. Posso raccontarti un aneddoto? Che mi piacerebbe molto. Ti dice come il pubblico americano o la...
Laguna, la mia prima volta in Laguna, arriviamo io e Alan, o io e Tom, non mi ricordo, forse io e Alan a Laguna. Arriviamo e niente. R8? Sì, io non avevo mai visto il circuito, c'era il divieto di entrare in circuito anche a piedi. Io da italiano e lui da scozzese, noi facciamo, scavalchiamo e andiamo in pista. Passa 30 secondi, proprio... In divisa o eravate no, in borghese? No, in borghese, con borghese. La divisa del team, ecco. Sì, comunque vestiti da squadra, da squadra, non da... Arriva questo mega pick up dell'organizzazione, scende, inizia a urlare, io capivo il 30%, almeno hai capito che non era tranquillo. 30% delle cose Alan, per fortuna, capiva un po' più di me. E gli dico: Alan, cosa è successo? È incazzatissimo, ha detto che ci porta adesso qui dalla polizia locale, c'era il divieto di entrare, ci carica su questo, sul pick up, e inizia. Comunque insomma, ma noi siamo del team Audi, non mi interessa, c'è il divieto. Poi, come ti chiami? Lui si chiama Cappelli, dove sei? Italiano? Anche io, i miei nonni, come tutti gli americani. I miei nonni erano italiani, di dove? Boh, non lo so. Il cognome italiano, no? Uh-huh. Allora iniziamo, italiano anch'io, iniziamo le solite da... Ho fatto veramente il paraculo italiano. Sì. E invece di portarci dalla polizia, ci ha fatto fare 3 o 4 giri del circuito col pick-up. Guidava per quello lui, andavi forte, per quello andavi no, forte. No, lui guidava. Vedi che l'inglese di McNish non è servito a niente, è servito l'italianità. Italiana, ma la cosa bella che mi ricordo, che arrivando al cavatappi, l'abbiamo fatto per 3 volte, e lui, da americano e super esperto convinto, ci ha fatto vedere la traiettoria di Bobby Rall, la traiettoria di Mario Andretti, questa è la traiettoria di Anser. Tutti, perché ognuno aveva la sua traiettoria. Sì, lui aveva conosceva. Tutti i nomi più famosi in assoluto, di Castro Neves, di Franchitti, di tutti i grandi nomi del passato e moderni. Loro ci faceva, lui sta 1 metro più a sinistra, ma tutte cazzate. Sì, no? Sì. Punta l'albero che vedi lì, quello di puntare l'albero era vero, perché quello è il punto di riferimento, tu arrivi, vedi la pianta, la devi puntare. Sai, dopo il muro? C'è il muro in fondo? Oltre il muro di esterno del cavatappi. Quindi quando tu lo vedi con la punta della macchina, sai che quello è il punto in cui devi puntare per poi impostare nel modo giusto il cavatappi. Però per dirti com'è l'appassionato americano, sì. Sapeva addirittura le traiettorie dei vari piloti. Ma quel muro lì un po' non intimoriva, il fatto di vederlo lì? Ma il muro arrivato. No, non lo vedi. Il muro è oltre, sì. E cosa intimoriva era il fatto di non essere mai sicuro di essere nella linea giusta al 100%. Ecco, io invece una volta mi è andata proprio di culo, ma alla grande, la curva prima del cavatappi, che è una curva velocissima a sinistra, che col prototipo fa in pieno, io lì l'ho fatta in pieno, le gomme erano ancora fredde, ho fatto un 360 gradi, mi sono ritrovato dritto, ma è il classico incidente che 9 volte su 10 vai nel muro e distruggi la macchina completamente. Lì invece, sai, sono quelle cose che una volta... Io mi ricordo un botto di Lorenzo, Jorge Lorenzo, non so se te lo ricordi, Lorenzo, lì al cavatappi, che volò proprio in quel punto lì. Lì spaventoso. È molto, con la macchina alto carico aerodinamico la fai in pieno, non facile, è molto, sei sempre lì sulle uova, e con una macchina turismo freni naturalmente. Certo. E lì ho detto, mi sembra di avere le gomme già a posto, entro in pieno, ho perso la macchina a metà. Sono quelle. È andata bene. Molto bene. Sai che il primo servizio che abbiamo fatto con te e per te è stato nel 2003, ci ragionavo dopo Le Mans, quando tu 2003. Facesti l'evento, credo a Canelli, nella tua piazza. Santo Stefano Belbo con la Bentley. Cosa ricordi di quell'anno lì? Cioè di quella... Quella è stata... Che avresti vinto? Sapevi che avevate... Allora, sapevo che avevamo le carte in regola. Lì è stata una mossa di marketing molto intelligente di Audi Bentley. Bentley faceva parte del gruppo Volkswagen e quindi era l'anno del lancio della Continental GT. Sì. Ed era... Così, a 70 anni dall'ultima vittoria dei Bentley Boys. Guarda, non me lo ricordo, ma se mi ricordo 70 essere. Anni, credo. Tanto ci scrivono, no, raga, guardate che erano... 71, il numero era tondo. Allora, prendiamo 2 bonette e il tiramisù. 2 bonette e un tiramisù. Piccolo, tutto per piccolo. Lui. Tutto per lui. Come no. E fatto sta che il... 70 anni dall'ultima vittoria di Bentley Boy, quindi dovevano trovare un modo veramente... importante per poter promuovere il Continental GT. Se ti ricordi, era la prima Bentley che dal punto di vista dell'immagine non era la Bentley classica
Bentley o Rolls, sì, tre volumi, Berlinona. Anche se però riuscirono a mantenere lo stile, gli stilemi di Bentley, però su una linea moderna. Cosa che altri marchi non sono, certo, riusciti a fare. Su una linea moderna che non era quella di, che sì, era, sì, quella, sì, classica, ragione, di, certo, di un cliente Bentley. Quindi Tom e il sottoscritto furono scelti per questo programma, e quello per me fu un grande onore, devo dire, perché Audi scelse i due piloti che secondo loro avrebbero potuto vincere questa gara. Nei miei confronti l'ho anche preso un po' come una possibilità in più che mi davano di poter vincere Le Mans, avendo fatto io già due pole position, essendomi sempre ritirato per problemi stupidi durante la gara, no? Mm-hmm. E quindi magari questo è stato anche il modo per dire: ok, avrebbe già potuto vincerla, diamogli, aspetta lui l'ennesimo tentativo. E alla fine è andata bene, si è creata subito una lotta interna bella serrata col team. Io avevo la macchina numero 7 contro la macchina numero 8, erano considerati, chi c'era, noi lo chiamavamo, Blundell e David Brabham e anche l'altro ex Formula 1, Brabham, Blundell, Johnny Herbert, che è stato il mio compagno invece nel 2000, io con Johnny avevo vinto 2002, avevo vinto Sebring, mm-hmm, e avevamo fatto anche Le Mani insieme, e purtroppo anche lì avevamo fatto la pole position, poi avevamo avuto un problema tecnico in gara. e quindi era Tom, Guy Smith e il sottoscritto, quindi si era creata subito un po' una lotta, perché gli inglesi dicevano favoriscono la macchina 7 perché è quella gestita dagli ingegneri Audi, ci sono due piloti Audi, e altri dicevano no, la numero 8 è la macchina inglese, quindi punteranno tutto sui piloti inglesi. Per fortuna abbiamo vinto noi, ma ancora oggi c'è questa discussione, questa diatriba, la nostra macchina fosse stata favorita. Non è vero, ti dico anzi che è stata una vittoria fortunosa per un motivo, che io nel giro di ricognizione mi accorsi che c'era un problema tecnico sulla macchina, e la macchina toccava sotto, c'era un problema tecnico sulle altezze, si era indecisi se rientrare in box e provare a modificare la macchina, a fare qualcosa nella speranza di farcela partire ultimi dai box o mantenere la prima fila e poi vedere durante la gara. Quindi io parto, ho fatto la partenza, prendo la testa al primo giro su Johnny, che Herbert, che partiva in prima fila insieme a me, faccio il primo stint, finiamo sempre a 100 metri uno dall'altro, no? Lui sempre dietro, però la mia macchina spanciava in un modo, era veramente difficile da guidare, anche avevo paura di fare errori. Faccio comunque due ore e mezza di guida, do la macchina in testa, non mi ricordo se a Tom, e poi man mano durante la gara questo problema si sistema, e ancora oggi ti dico la verità, non si sa cosa è successo. Io parlo sempre col capo degli ingegneri di allora e anche lui dice: cavolo, ancora oggi non sappiamo come, c'è un motivo tecnico per cui si è andato a mettere a posto il tutto. Però c'erano tante possibilità su 100 che noi facessimo la gara così, facendo la gara così non l'avremmo finita. E quindi siamo stati veramente fortunati. E lì un'altra strategia che abbiamo scelto, che è stata la prima mai scelta a Le Mans, è stato di fare 4 stint. Purtroppo lo sfigato di turno ero io, e alla fine del terzo stint ero già stanco morto, allora era quasi un'ora di guida uno stint, quindi era 3 ore, e il mio capo ingegnere mi dice: Dindo, se vogliamo provare a vincere al 100%, adesso loro entrano, cambiano pilota, noi non lo cambiamo, guadagniamo la sosta e devi farti un'altra ora. Io avevo già fatto 3 ore, ho detto ok, e ho fatto 4 ore di seguito, e ti dico la verità, quando mi hanno chiamato dentro, non dico che ero quasi collassato, ma ero veramente stanco morto. Problema che quando è stato poi il mio turno successivo, quindi circa 5 ore e mezza dopo, e dopo il mio secondo turno ho chiesto di cambiare, perché proprio non ce la facevo più. Avevo paura di commettere un errore, eravamo a poche ore dalla fine della gara, e in effetti feci un cambio anticipato. Che però ci sta, è anche strategia, no? Il bello di quelle gare lì che c'è anche della strategia, la capacità di capire i propri... Nessuno si aspettava la quarta ora in macchina, e lì 4 ore era veramente... Ti assicuro che erano posso immaginare. A quei ritmi lì. Tu decidesti di mollare le grandi gare di durata dopo l'incidente avvenuto nel doppiaggio, l'ultima edizione del 2012? No, allora io dell'incidente di Alan doveva essere la mia ultima gara 2011. E avevi già comunque deciso di... Ulrich con la dirigenza avevano deciso che 11 sarebbe stata la mia ultima gara, chiusa. Certo.
Poi c'è stato l'incidente. Ricordiamo, McNish per un'incomprensione con un pilota di una categoria era nella GT, prima ora della gara GT. 2011 distrugge la macchina 2011. Completamente. Fortunatamente ne esce illeso, ma è stato sì, è andato dentro pieno nelle protezioni. Sì, illeso non solo lui, ma anche i fotografi, certo, che erano lì fuori, perché lui è andato praticamente quasi fuori dal circuito. E per fortuna la rete l'ha riportato all'interno, se no sarebbe atterrato al di là del circuito. Cos'è successo? Che alla fine della gara, qualche giorno dopo, la dirigenza Audi mi chiamò e mi disse: guarda, non ha senso che tu chiuda la carriera così, tu devi chiudere la carriera finendo la gara, perché non sei neanche salito in macchina, quindi ti proponiamo di estendere il contratto per un altro anno. Io ti dico la verità, qualsiasi altro pilota probabilmente avrebbe fatto i salti di gioia. Io in quel momento lì non dico che fosse un torto, ma quasi, perché io ormai mentalmente avevo deciso che il 2011 sarebbe stata la mia ultima stagione. E quindi, sai, quando inizi e sei convinto di quello, inizi anche a perdere un po' quella che sono tutti gli stimoli che ti portavano a spingere fino all'ultimo centesimo per poter essere il più veloce e tutto. E contratto esteso per un anno, accetto. Devo dire la verità che se considero numero di gara fatte nel 2012 e stipendio, credo di aver avuto uno stipendio molto buono, paragonabile a Schumacher. Va bene. Era incredibile, cioè, veni pagato come tutti gli altri anni precedenti per fare due gare, praticamente. Quindi da quel punto di vista lì molto soddisfatto, però non, onestamente non mi sentivo più disposto a veramente a spremermi al 100%, sì, perché mentalmente, come ti dicevo, avevo già quasi chiuso. Però di positivo c'è stata la vittoria di Sebring 2012, quindi una vittoria in più in una gara storica, quindi che mi portò a 5 il mio record di vittorie a Sebring, quindi una grandissima soddisfazione. E il rammarico magari di non aver vinto Le Mans 2012, anche se eravamo in testa anche fino a poche ore dalla fine. Poi lì un'altra incompressione di Alan con un doppiato a poche ore dalla fine mi tolse la gioia della vittoria, che mi avrebbe diciamo fatto chiudere forse più serenamente. Sì, ma mi avrebbe avrebbe fatto sì che io raggiungessi un record che secondo me forse sarebbe stato poi imbattibile, che è quello di essere il pilota più anziano a vincere la 24 ore di Le Mans. Questo record dura dal 1938, se non sbaglio, 39, era un pilota americano, un gentleman che correva con un professionista, che vinse la 24 ore di Le Mans, non mi ricordo a che età. Io, se l'avessi vinta quell'anno lì, avrei battuto sto record, che resisteva da 70 anni e di più, da 70 e più anni, e sarebbe stata sicuramente la chiusura, la ciliegina sulla torta di una carriera. Certo. E c'è un altro record che avrei potuto fare, che sarebbe stato secondo me pazzesco, che sanno in pochi, che è quella di, se Le Mans 2007 non fosse successo quello che è successo, che persi una ruota quando eravamo in testa con quasi 4 giri di vantaggio sul secondo. Imprendibili. 4 giri Le Mans, potevamo fermarci, avere due caffè e avremmo vinto lo stesso. Io persi una ruota e in quell'anno lì, poi vincemmo nel 2018. Se non fosse successo quello, con la vittoria del 2018, io sarei stato l'unico pilota. 2008. Sì. Io sarei stato l'unico pilota al mondo, e sarebbe stato imbattibile questo record, a vincere due volte la 24 ore di Le Mans nello stesso, alla stessa età. Perché io compio gli anni il 17 giugno. E quindi la gara che abbiamo perso del 2007 si è chiusa il 17 giugno. Infatti io a mezzanotte ero in macchina e cartello luminoso dei miei team, happy birthday a mezzanotte un minuto, quando taglio il traguardo. L'anno dopo Le Mans si è conclusa il 16 giugno. Quindi io avrei vinto due volte la 24 ore di Le Mans alla stessa età. Non sarebbe stato un record difficile anche da comprendere, ma guarda, ho sbagliato a scrivere questa roba. Bello. Quello mi dispiace, perché sarebbero state due record che magari sarebbero rimasti impossibili da battere nella assolutamente storia. Senti, tu hai praticamente devoluto, nel senso buono, non fraintendermi, la tua carriera professionistica, prima come pilota e poi come imprenditore ad Audi, per cui immagino, ce l'hai detto prima, insomma, stipendi non credo che siano mai stati qualcosa di cui lamentarsi.
Però c'è un rammarico che hai per aver scelto di sposare Audi fino in fondo? No, no, no. Credo che sia la scelta. E poi credo, più sei l'unico comunque che ha proseguito anche la carriera, cioè come imprenditore del gruppo Audi. Ragazzi, sì, sì. Non c'è un altro? Quello sì, sono l'unico ed è anche, diciamo, il motivo per cui oggi siamo nel 2020, quindi a 8 anni dalla mia ultima gara con Audi, io ho ancora un contratto come brand ambassador, quindi credo che sia una bellissimo, grandissima soddisfazione come dal punto di vista professionale. E quindi loro hanno sicuramente, sanno che il mio legame con Audi va al di là di ogni altra cosa. Io considero Audi la mia seconda famiglia e molte volte lo dico con vergogna, e forse l'ho trattata quasi meglio da prima che non la, la mia prima famiglia, quindi sicuramente è una cosa che sento dentro di me. Io mi sento legato a Audi a prescindere da tutto quello. Io adesso l'esempio dello stipendio l'ho fatto perché l'ho diviso per il numero di gare, no? Perché essere per pagato, estremizzare anche il concetto, sì, e dire cavoli, ma è chiaro che è così, perché sei anche diventato il concessionario di riferimento in Italia, per cui è chiaro che sì, sia un poi devo dire molto che bello. Siamo l'unica struttura in Italia di queste dimensioni ad essere praticamente monomarca, perché tutti i miei colleghi, alcuni anche pochi più grandi di noi, però hanno magari più marchi, hanno Volkswagen, hanno Porsche, hanno Seat, hanno Skoda. Noi siamo gli unici. La scelta è proprio Audi. Audi basta. Perfetto, sì, è bellissimo, anche perché a livello professionale di preparazione tecnica è una garanzia in più. Di quei piloti con cui hai condiviso l'abitacolo dei prototipi, ce n'era uno con cui non andavi d'accordo, se puoi dirlo? Andavi più d'accordo poi con Tom, con Alan? Con Tom e Alan sono i piloti. Emanuele, perché siamo italiani, è logico. Però voi avete sempre avuto un buon rapporto, tu e Emanuele? Sì. Anche sì, te sì, con il Superturismo? Sì, ma allora, diciamo, io ho un carattere molto facile, no? Quindi convivo bene con quasi tutti, anche con chi magari a volte ha cercato di ostacolarmi. Ho cercato sempre di rispondere con i risultati, che non con altre motivazioni e con altre cose. E, però diciamo, i piloti con cui ho sempre mantenuto rapporto e con cui mi sento più in contatto e mi sento più vicino, ma perché ci sentiamo abitualmente o via social o ci rincontriamo o siamo veramente in contatto ogni settimana, e con Tom e Alan ancora oggi. Loro due, ok. Ma invece negli anni del Superturismo lì, quando c'erano le grandi battaglie, le due argento, perché tu e Emanuele, poi c'erano Aspetti e Morbidelli sulle BMW, giusto? Vado a Tamburini e Giovanardi. Tamburini, che c'era? Giovanardi con l'Alfa, c'è stato anche Gabriele, Tarquini. Tarquini. Lì com'era l'ambiente? L'ambiente era... Perché me le suonavate da paura. Era avvelenato l'ambiente, ma soprattutto da voci legate a possibili ruberie tecniche delle squadre. Ah, okay. No? Quindi c'era questo malcontento. Chi era il più accusato di essere al borderline? Allora, intanto ormai sono passati 20 anni, no? No, sì, di più. No. Quanti ne sono? Sì. 25? Mi sa che sono anche un po' di più. 26, sì, vabbè, quanti anni sono? Di una cosa siamo certi, e questa è stata anche una grandissima soddisfazione mia. Io l'anno che ho vinto il campionato, il 96, sono stato in testa fino alla penultima gara di campionato. La penultima gara di campionato sono stato buttato fuori pista volutamente da Gianni Morbidelli, che tra l'altro è un mio caro amico, però in quel momento lì sono sicuro ho eseguito ordini che gli hanno dato. Sono stato cacciato fuori in modo talmente evidente. Che per cui persi la leadership. Ti ricordi dove eravate? A Varano, sì. Varano. Persi la leadership alla penultima gara di campionato, quindi depressione totale. Depressione totale. E ultima gara Vallelunga, BMW manda 6 piloti ufficiali a aiutare Naspetti e Audi ne manda 2 a aiutare sottoscritto. Chi erano? Pirro e Philippe Peter. Quindi io faccio il secondo miglior tempo in prova, il secondo. Dovevi vincere? Cioè, dovevo stare davanti a Naspetti. Stare davanti a lui. Ma a prescindere da quello, io sapevo, ma ero sicuro, ma non io, tutti,
che la BMW in quel momento lì non era regolare, era evidente la velocità sul dritto di Varano sulla linea del traguardo, quando una macchina come la BMW che non ha trazione esci da un tornantino da prima e sul traguardo è 5 km all'ora più veloce di un Audi che con quattro ruote motrici, per noi il pattinamento non sapevamo cosa fosse, è chiaro che non, che non la macchina non fosse regolare, chiarissimo. Ma sicuro lo vedeva anche un cieco. La più bella soddisfazione che ho avuto dopo, secondo me, 15 anni da quella vittoria, perché poi a Vallelunga andò tutto bene, io vinsi il campionato. Dopo 15 anni da quella vittoria, un ex meccanico di BMW mi chiamò apposta, mi dice da tanti anni che ti voglio chiamare e oggi è giunto il momento, nel 96 sono contento, io ero BMW, che tu avessi vinto il campionato, perché noi nelle ultime tre gare abbiamo corso in maniera irregolare e il motore nostro non era regolare. E quindi quella è stata una bellissima soddisfazione. Ecco. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Però a livello personale tra di voi, comunque sì, magari qualche simpatia, qualche antipatia in più. Vabbè, però... Io mai sono sempre andato d'accordo con tutti. A me piaceva molto correre contro Johnny Cecotto, che tra l'altro mi ha chiamato anche tre giorni fa per un'altra cosa, perché Johnny, io ho sempre considerato Johnny Cecotto, secondo me, un esempio da seguire come pilota turismo, perché era velocissimo e veramente un grande pilota e soprattutto molto corretto. Non ho mai visto Johnny Cecotto fare un sorpasso in modo... Lui più di Ravaglia, sì, per esempio? Secondo me sì, da quel punto di vista lì sì. Oggi sono molto più amico con Ravaglia, però Ravaglia lui faceva il suo gioco a Vallelunga. Se andiamo a vedere le immagini della gara, lui ha cercato di buttarmi fuori dopo qualche giro, quando perché io ero passato, era uno di quelli e lui ai cimini ha cercato di buttarmi fuori, mi ha centrato proprio in pieno, non mi sono girato per miracolo, e credo che quello Cecotto non avrebbe mai fatto, ecco. Un signore. Sì, e nonostante fosse velocissimo e aveva tutte veramente le qualità. Certo. Senti, poi ti lascio tranquillo, ci hai già regalato un sacco di tempo ed è un piacere ascoltarti. Invece gli anni del DTM in Germania come sono andati? Ma per me, è stato, non ti sei per me un rammarico. No, io ero appassionato, è stato, diciamo, l'unico, forse il rammarico. No, ma non ti sei innamorato di quella? Oh sì. Sì, a me piaceva. Non mi sono innamorato, nel senso, perché purtroppo ho vissuto un anno complicatissimo dovuto a tanti fattori, no? E l'unica soddisfazione è che nelle gare dove tutto ha funzionato, e i tempi, le prestazioni ci sono state alla grande, però è stato un anno difficile dove... Prendi il caffè tu, Lindo? Sì, grazie. Anch'io, grazie. Il fatto di non aver fatto neanche un punto grazie. Mi sta veramente qua ancora adesso, perché sapevo che sarebbe potuto andare tutto in un altro modo, però ci sono state delle situazioni che hanno fatto sì che non fosse un anno da dimenticare. Un po' di soddisfazioni me ne sono tolte, la più bella è sicuramente la prima gara del DTM della mia vita a Shanghai, circuito cittadino, nuovo per tutti, ma il corso del DTM e feci quinto al mio esordio, quindi quella fu una bella soddisfazione. Beh, certo, ecco. Immagino. Mentre un'altra soddisfazione della mia carriera, questa ci tengo a dirla, comunque l'essere entrato a far parte della Hall of Fame di Sebring nel 2018 come unico pilota italiano. Altro pilota, diciamo, italiano nel Hall of Fame è solo Mario Andretti, quindi questo, oltre ad essere un grande onore, certo, è sicuramente un qualcosa a cui ci tengo in modo particolare. Sei tornato in America, hai visto il film Le Mans? Io mi vergogno a dirlo, perché in quel periodo lì purtroppo avevo dei problemi e infatti ne parlavo proprio l'altro giorno a casa e dicevo: non è possibile che io non abbia ancora visto il film Le Mans. E mi sarebbe piaciuto capire vergogno di questo, sì, purtroppo. L'altro giorno proprio ho chiesto a casa: c'è mica Le Mans da qualche parte, perché devo andare assolutamente a vederlo velocissimamente. Anche perché tutte le persone che conosco, i miei amici, mi chiedono cosa ne pensi del film Le Mans, e a tutti ho dovuto dire: devo ancora vederlo, però mi hanno raccontato. L'unica cosa che mi hanno raccontato, non l'ho visto, che da buoni americani fanno passare un po' noi italiani, e quindi Ferrari è un pochettino... Sì, un po' Darth Vader, Ferrari da è un po' Darth Vader. No, stupidotti no, però è un po' la parte del cattivo, è un'altra chiave di lettura, no? Però la parte relativa alla diatriba tra Ferrari, gli insulti di Ferrari a Ford appartengono alla storia, cioè lui
disse veramente quelle cose lì. No, ma non dal punto di vista, no, dal punto di vista forse gestionale un pochettino. Sì, non sono dei quadratori bandini che sembrava... Gli americani un pochino, tra virgolette, più furbi di sì, noi. Sì, ecco. È vero. Bandini che passa per il cattivone, no? Questa inquadratura on board, in realtà forse proprio i piloti erano quelli che non c'entravano nulla, però la parte del cattivo di Ferrari si esce abbastanza evidente. Probabilmente lui non è che fosse anche... Però un... è un film sicuramente da... Sì, non puoi devo andarlo a vedere. Dino, ti lasciamo gustare il caffè con tranquillità. Grazie mille per averci regalato questo tempo. A noi piacerebbe fare una puntata di Paddock da te, da una delle tue sedi. Scegli tu quale. No, se ci ospiti, sarebbe così carino. Così spieghiamo farla. Anche un po' extra racing. Oggi l'inizio del nostro discorso, della nostra chiacchierata dell'elettrico, non elettrico, il diesel, non il diesel. Perché oggi cosa c'è da... Io è sempre un... Faccio sempre questo esempio, no? Agli amici che mi chiedono, allora, quanto è sbagliata la comunicazione che oggi riceviamo per quanto riguarda l'inquinamento e le emissioni. Io faccio sempre questo esempio che credo sia calzante al 100%. Hanno messo questa nuova tassa, come se non avessimo già abbastanza nell'automotive, l'ecotassa. L'ecotassa dovrebbe tassare le macchine più inquinanti, certo. Giusto? Sì. Ecco, oggi se tu prendi, vieni da noi, prendo Audi come esempio perché è quello che conosco, ti faccio vedere tutto il nostro, diciamo, il nostro parco auto che è possibile ordinare e poi calcoliamo su quali sono le macchine che pagano ecotassa e quelle no. Allora, il 90% delle macchine nostre che pagano ecotassa sono a benzina. Quindi c'è la guerra al diesel, il diesel inquina, mettono una tassa contro le emissioni e chi la paga? Le macchine a benzina. Quindi secondo me questa la dice lunga sulla confusione che c'è a livello automotive in questo momento. Sarà importante, se avrai voglia, anche magari con i tuoi ragazzi ci potranno spiegare dei meccanismi che è importante conoscere anche per approcciarci. Ti dimostro che abbiamo dei 3.000 diesel che non pagano ecotassa e dei 2.000 benzina che pagano ecotassa, quindi inquina di più il 3.000 diesel o il 2.000 benzina? Sai che dovremmo invitare la Raggi, anche il sindaco di Torino, perché mi sa che anche a Torino rischiano di fare qualche casino. Dindo Capello, grazie mille, è stato veramente un piacere. Diciamo che se oggi tu dovessi mettermi dietro una macchina diesel Euro 6 e farmi respirare quello che esce dal tubo di scarico, lo farei senza problemi. Respiri, lo respiri, respirerei senza problemi. Sì, ecco. Assolutamente. Grazie Lindo Capello, grazie Pasquale che è lì in regia, Maurizio Alba. Pasquale lo vedo dimagrito comunque. Ha mangiato il bonet, però hai visto? No, non l'ho visto. L'hai mangiato il bonet. Dal ristorante Corona di Novi Ligure, locanda del Santo Bevitore. Vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao, grazie ciao. Lindo. Ciao.